Buonasera a tutti a Intervi Storiche, la mia rubrica che ormai va avanti da un sacco di tempo, scherzo, dalla settimana scorsa. Questa sera abbiamo un ospite speciale che in video sembra grosso come me e invece è 30 centimetri più alto, e è Mattia Bernardi. Benvenuto Mattia. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Buonasera, popolo di YouTube, no, è finita, basta, vado via, non è YouTube, lo sapevo. Ho fatto la cazzata, vabbè. Ragazzi, Reddit! A venerdì prossimo, ciao ragazzi. Me ne vado, ciao. Buonasera a tutti. Allora, un attimino che cerco di capire una cosa. Ciao gente, buonasera, anche stasera purtroppo ci incrociamo le live. Lo so, ciao gente, tu sei famoso. Cazzi tuoi. A Costantino, buonasera, per sei di buonasera. Buonasera a tutti. Allora ragazzi, stasera naturalmente Mattia è qui in veste di rievocatore, sì, combattente e scrittore di libri, anche perché ha scritto un libro e me l'ha pure regalato con dedica, ragazzi. Cioè, beh, vabbè, era il minimo, dai, ci mancherebbe, caspita. Per chi non lo sapesse, ne vado molto fiero. No, Mattia, a parte gli scherzi, grazie infinite per il regalo. E gli ho dato una sfogliata, poi dopo magari ti dico qualcosina, qualche parere. Comunque è fatto, certo, veramente bene, fatto veramente bene. Grazie, grazie mille, grazie mille. Ah, ci ho messo tanta passione. Ma si vede, dai, è curatissimo, è veramente curato. Allora ragazzi, buonasera signor Panda. Io ogni tanto, se mi senti che parlo da solo, che, oh, ciao, ciao, che saluto la gente perché vedo la chat. Sì. Non so se sei abituato alle interviste Twitch, ma sono un po' così, un po'... No, beh, immagino, dai, io Twitch l'ho sempre visto da fuori, non ci sono mai andato dentro. Anzi, mi sarebbe piaciuto tantissimo in momenti della mia vita a partire, però l'ho sempre guardato da fuori, Adesso essere qua è anche un po' emozionante, devo essere sincero. è forte, io... Twitch è veramente uno strumento bellissimo per fare queste cose qua. Comunque ragazzi, Intervi Storiche serve per divulgare un pochettino il nostro ecosistema di rievocazioni e di combattimenti storici. Io vorrò intervistare anche scrittori, insomma tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo, tra cui anche organizzatori eventi, perché no, anche degli sputafuoco, chiunque sia possibile vedere in eventi storici, rievocazioni storiche, dalle più filostoriche, filologiche, a quelle magari più sagre di paese, perché anche loro hanno la loro dignità in quanto feste, vengono sputtanate giustamente a volte, perché ragazzi, ma non è una rievocazione storica, però ragazzi fa parte del substrato, quindi secondo me va documentato tutto quanto. Benissimo. Assolutamente. Io partirei, Mattia, innanzitutto sei presidente degli Arieti di Ventura, giusto? Sì, assolutamente sì. Benissimo. Allora, Mattia Bernardi di Bassano del Grappa, giusto? Sì, in realtà abito in un paesino vicino a Bassano, abito in quel che fu Crespano del Grappa, ok? Un paesino di un 3500 anime, però ti dico Bassano d'adozione, perché comunque Bassano ci ho passato la maggior parte della mia vita, prima a scuola, eccetera, e adesso abbiamo come associazione addirittura un castellino, no? Ci stiamo anche in castello a Bassano e allora quando mi presento è sempre Mattia da Bassano, ecco, diciamocelo così. Che figata, vabbè. Quanto sei distante da Bassano, perdonami? Ma una decina di minuti. Ok, quindi sei comunque... Insomma, provincia di? Allora, Crespano sarebbe provincia di Treviso, Bassano è già al di fuori, provincia di Vicenza. Vicenza, ok. Vicenza, sì. Ring Dove Art, buonasera anche a te. Hai portato un sacco di followers, ragazzi, io non mi sono reso conto, ma l'indice dei followers è salito vertiginosamente con questa intervista. Speriamo che arrivino altri viewers e comunque vada, noi metteremo questo video su YouTube, quindi se ci state seguendo su YouTube, pollicione, iscrivetevi al canale, commento, potete anche mandarmi a fanculo, mi piace, mi diverto tantissimo, quindi ci vado spesso, d'altronde. Anche Mattia, vero Mattia, anche tu ci vai spesso. Tutti i giorni, caspita. Perfetto, io partirei da questo, Mattia. Innanzitutto sì, un attimino, visto che ci conosciamo comunque, ci siamo incrociati un paio di volte in realtà. Sì. Io e Mattia ci siamo trovati la prima volta a un allenamento del Feltrio. È corretto? Mi pare di sì. Sì. Il giorno dopo del palio della rana. Della rana, esatto. Il giorno dopo il palio della rana, me lo ricordo, sì.
niente. Che mi dici? Che mi dici? Com'era quel periodo? Raccontaci un pochettino. Che in quel periodo che facevi? Quel periodo lì ero appena tornato in realtà da un incidente, mi ero ferito il braccio Porca miseria. ed era passato molto tempo, per la prima volta ero tornato un attimo ad allenarmi. Era un periodo piuttosto spinto perché comunque ero ancora molto molto giovane, si parla comunque di 3-4 anni fa quando, sai, ero 22, 21, 22 anni quando eri praticamente al top, soprattutto di testa. Non, pensi idee, qua potrei far questo, potrei far quello, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, poi ringrazio anche questi anni che dopo sono dove sono, perché se non avessi preso quelle scelte lì a quell'età lì, cioè l'età, io parlo come se avessi adesso ormai 30 anni, sono molto più vicini ai 30 che ai 20, no? È stato un periodo, devo essere sincero, magico, perché comunque mi sono ritrovato con dei compagni di squadra che erano pazzeschi, mi sono ritrovato a partecipare al Battle qualche anno prima. È stato un periodone, assolutamente. Mattia, scusa, quanti anni c'hai? Te lo posso chiedere? Lo so che è una signora, non si chiede, però. Oh, allora, io sono più vicino ai 20, ai 30, però non è che ne abbia. No, Dai, 26. 26, 26 ok. più un mese preciso. Allora, se io avessi fatto sesso a 13 anni sarei tuo padre. Quindi, potrei essere tuo padre. No, Sì, scherzo. no, vabbè. No, io ho Ma ci 38 anni, mancherebbe. 39 anni. Tu pensa che quando ci siamo incontrati, quindi tu avevi 22 anni e io ne avevo 36, tipo. Quindi tu considera che io ho iniziato a fare lo sport all'HMB, io per carità ho sempre fatto sport, però mi sono messo l'armatura a 36 anni, l'armatura diciamo di piastre completa, quindi all'inizio strappi muscolari, fratture, mi sono spezzato tutto, però piano piano ho cominciato a capire come cercare di non farmi male, ho imparato ad allenarmi di più e vabbè, comunque io ti vidi quella volta e dici Madonna, sei grosso questo, che roba è? Quanto sei alto tu? Porca 2 metri e 3 centimetri. troia, io sono Sì. 1,86, quindi c'hai veramente 23 centimetri. C'hai. Cioè. Sì, Sei quasi, una sì. colonna, sei. Sì, beh, sempre stato alto comunque. E mi ha aiutato in tutti i sport che ho fatto, no? Nuoto, basket, adesso l'HMB. Nuoto tipo, ti Caspita. buttavi sulla vasca, già toccavi dall'altra parte e hai Esatto, vinto. se allungavo bene le gambe arrivavo con gli alluci da una parte e con le curvature dall'altra. Bastava una Sì. pinnata veloce e è arrivato là. Sì. No, comunque Esatto. veramente. Quando poi ci siamo visti in altre occasioni, in realtà abbiamo fatto parte della stessa squadra, ma abbiamo combattuto Per pochissimo poco. insieme, pochissimo. Il Feltrio Volpiano. adesso, esatto, a Volpiano. Il Feltrio adesso non c'è più, perché il buon Gazza ha deciso di smantellarlo e di andare avanti con altri progetti. E ok. Comunque immagino che tu possa avere dei sentimenti, diciamo, di boh, non so, un amarcord mentre si parla di queste cose. Adesso non so. Io francamente, per me è stato un percorso come lo è stato per te. Ciao Lucone! Lucone 74, sei Lucone 74, sei. Oh, è Peinetti, È vuoi vedere che Peinetti, è Peinetti? è grande È Peinetti. Cristina Faccio, Luca Peinetti. Grande Luca, Luca, tocca pure a te le interviste, ricordati, toccano pure a te queste interviste. E quindi Mattia, parlaci un pochettino, vabbè, adesso ho detto come ci siamo incontrati, però andiamo per gradi. Raccontami un pochettino di te, come sei arrivato a fondare la tua associazione, per esempio, dai. Guarda, io quando mi sono arrivato un po' in questo mondo, no, dell'HMB, Sì. ho dovuto prendere delle scelte. Io ho sempre fatto parte di un'associazione di rievocazione storica. Però questo combattimento un po' più spinto, questo combattimento che è al limite con le arti marziali, ok, lo ritrovavo soltanto lì, cioè nell'HMB. Nel gruppo storico era una cosa che non riuscivo a trovare. E quindi a un certo punto mi sono detto, vuoi per necessità per allenarmi insieme a qualcun altro, vuoi perché comunque è sempre stata una mia intenzione quella di fondare un gruppo, perché è una cosa che è sempre piaciuta tantissimo, quella rievocazione storica, eccetera. Alla prima occasione ho fondato un gruppo, quindi ho fondato gli Arieti di Ventura, che è nato proprio per questo. All'inizio era un gruppo per degli allenamenti più spinti, no? Per spingere un po' di più. Poi è esploso, è diventato un gruppo di rievocazione storica, è diventato un gruppo sportivo e siamo Grazie del veramente. follow, Lucone. Scusa, è una cosa che va fatta. Sì, tranquillo. E siamo cresciuti veramente tantissimo in questi 3 anni, perché ti dico, siamo passati da 7-8 persone, adesso siamo a una ventina,
possiamo contare la gestione, ripeto, di questo castello di Bassano, che è questa stupendo. È una figata assurda il fatto che c'avete un castello. Come, continua, poi ti faccio, mi segno delle cose e ti faccio delle domande specifiche. Faccio come giornalisti veri, come giornalisti veri, ragazzi. Sì. Poi ti dico, il più vecchio di noi ha 34 anni, 35 anni, quindi siamo giovanissimi, super dinamici. Abbiamo dei ragazzi che si danno da fare tantissimo, abbiamo veramente tanta voglia di fare. E ti dico, non pensavo che ci fossero dei limiti a un certo punto per i progetti che si potevano portare avanti o per la capacità di gestione, no? Però se ti trovi con dei collaboratori del genere, ti dico che quasi tutto è possibile. Vero, molto, molto bello. È stata una cosa davvero, davvero bella, sincero. Ci credo. Guarda, io mi sono trovato nelle tue condizioni nel 2012, dopo un periodo di un gruppo sperimentale con amici, però considera, noi abbiamo iniziato nel 2005 e qua nelle Marche non c'era quasi nulla di serio. C'erano delle associazioni serie, per carità, però non c'era... La cultura della rievocazione proprio non era arrivata, quindi spade di ferraccio, eccetera, eccetera. Quindi quando mi dici queste cose, io mi emoziono perché ho vissuto più o meno la stessa cosa, circondato da persone che avevano voglia di fare, è veramente una cosa bellissima. Per chi non lo sapesse, poi queste realtà, la tua è una SD, giusto? Sì. Ok, come la nostra. Non c'è un inquadramento specifico, o perlomeno non c'è niente di troppo precisamente. Non è che dici c'è l'albo dei rievocatori, non c'è il. No. Ci sono delle associazioni che provano a mettere su degli impianti, delle sovrastrutture, però è difficile anche inquadrarsi. Quindi di solito si fa un SD perché magari si fa anche scherma, in vari modi. Insomma, è un po' la soluzione che abbiamo trovato tutti. Comunque complimenti Mattia, perché sei molto Grazie. Giovane, voglio dire, nel senso tu te ritieni vecchio, ma in realtà sei giovane. No, vabbè, no, ce è l'hai, che... Ce l'hai, devi vita davanti, porca. Sì, ma ci tocchiamoci le palle. Ma ti dico, no, allora, ce l'avrete anche voi questo detto, noi in Veneto lo fanno, proprio sono i propri vecchi che lo dicono, lo bacchettano, no? Guardate che non te che più 20 anni, cioè guardati che non hai più 20 anni, guarda no? Che non c'hai più 20 anni. Ora, io non sono assolutamente vecchio, però ti dico, superato la barriera e sono più vicini ai 30 che ai 20, no? Caspita. Ovviamente voi ci avete, magari siete più vicini ai 50 che ai 40, allora, i 40 ai 30, ma no, non sto parlando di te. No, io ci ho avuto Marco Mazzoni di 55 anni che veniva a lezione a scherma storica il pomeriggio con i bambini, per fate capire. Ah beh, fantastico. 54 anni. Poi ho cinquantenni che pare che ce n'ha 20, quindi ti dico, ci abbiamo tanto tempo. Guarda Lucone, no, Benetti, che ancora va rompendo le palle con la Vardica. Cioè, quindi... Potrebbe essere mio zio, caspita, io mai avuto Lucone. Oh, aspetta Mattia, lo so che sono confusionario stasera, sono molto eccitato. Dimmi tutto. Allora, Riccardo Finni ci scrive: ferrea mole, ferreo cuore, ciao maestro, non potevo mancare, dal tuo friulano preferito. Io sottolineerei una cosa però, ferrea mole, ferreo cuore, allora la mia associazione si chiama Ferreo Core, diciamo dialetticizzato. Ferreo Core, ferreo core in ferrea mole era il detto della nostra associazione nel 2005, quindi abbiamo pure lo stesso motto praticamente. Abbiamo lo stesso motto, poi ispirato comunque dai carristi. Esatto, perché siamo dei carri armati semoventi. Esattamente, quella è l'idea, che comunque a loro volta l'hanno attinto a fonti ben più antiche comunque. Vabbè. Ma comunque Riccardo, se mi senti, 5 punti per il Grifondoro, bravo, perfetto. Quindi Grifondoro, ok, vabbè. Già sappiamo anche la casata di cui fate parte. Sì. Perfetto. Ma senti una cosa, voi che attività, a parte che adesso stiamo tutti un po' fermi, adesso, però che attività fate? Cioè, raccontaci un po', cioè fate rievocazione, palestra, dici qualcosa, dai. Sì, allora noi, ripeto, a parte quest'anno che è andato un po' strano, noi teniamo fisso il corso di combattimento, ok, che d'ora in poi sarà un po' più centrato sul Burt, visto che comunque teoricamente si dovrebbe riuscire a fare il battle quest'anno. Stiamo cercando di avviare gli altri corsi di contorno, che sono quelli dell'arceria, quello della scrittura storica e quello dell'avvicinamento alla falconeria. Che figata, quindi fate un sacco di cosette.
Sì, ma anche perché, ripeto, abbiamo sempre le persone che riescono a dedicarsi a questo tipo di corsi. Abbiamo un ragazzo che ha la Pojana, ok, quindi è andato a scuola di falconeria e sa tenere delle lezioni, sa gestirle, sa gestire l'animale davanti alle persone. Abbiamo un ragazzo che sa costruire archi, abbiamo addirittura un cavallo, ok, che è iscritto all'associazione a tutti gli effetti. Quindi, sì, tra l'altro è un bestione incredibile, è un frisone di Un 7 anni. frisone ci avete, ma dai, cazzo, che spettacolo. 540 kg di animale, quindi già ti dico. Madonna. E piano piano stiamo cercando di costruire tutte Bello, le nostre bellissimo. attività. Ecco. Alcune sono già pronte e imballate, altre stiamo cercando di costruirle pian piano. Ecco. State un sacco avanti, state veramente tanto avanti. Cioè, da quello che sento siete messi molto bene, sono molto. Beh, bello, veramente bello. Sì, guarda, ci investiamo tantissimo tempo. Ci investiamo tanto tempo, ci investe tanto tempo. I miei collaboratori veramente ci investono tanto tempo. Da soli non si va da nessuna parte. Se si Vero. riesce a trovare un aiuto all'interno, no? Una sincronia, poi si può sfondare qualsiasi barriera. Questo è poco, ma sicuro. È vero. Bello, mi piace questo atteggiamento. Molto, molto bello. Senti, il castello, come ci siete arrivati? Sto Allora, castello. Castello, la nostra perla. L'avete Allora, assediato? Che c'è? Come no, magari, sarebbe stato quasi più semplice forse. avete fatto? Allora, c'era un bando comunale, c'era il comune che cercava un'associazione ad cui dare in gestione questo castello, che di per sé non è grandissimo, ok? C'ha un quattro ambienti più tutto il camminamento esterno, che però era un diamante grezzo. Era lì con due dita di polvere, ok? Nessuno lo ha gestito, è stato gestito diversi anni fa da altre associazioni, ma non lo avevano, a parer mio, sfruttato abbastanza bene. E quando è venuta fuori questa possibilità, abbiamo portato un progetto. Tra l'altro, io lo reputo molto dettagliato, perché siamo andati veramente a cercare il dettaglio in tutti gli allestimenti, e ci siamo Ok. accaparrati questo bando. Ecco. Adesso tutto il castello è allestito con delle ricostruzioni storiche di allestimenti, quindi da partire dal mobilio, equipaggiamenti, armi. Abbiamo la cucina, lo spedoletto, la stanza del capitano, l'armeria e poi la storia delle armature, che sono cinque armature complete che partono dall'epoca vichinga e arrivano all'armatura completa del 1400. Cazzo, bello. Sì, guarda, ti dico Voglio che venire a visitarlo, Ah, appena quando finisce la vuoi, eh. pandemia, un Ma attimo. subito. Ti dico che nei mesi in cui andava bene, quindi il Covid ci consentiva l'apertura, facevamo 600 persone al weekend. E 600 Madonna. persone in un castelletto così piccolo, ti posso assicurare che era veramente problematico riuscire a misurare la gente, farla e contingentarla per farla entrare. Perché tante società hanno il problema, tante realtà hanno il problema di aver po troppa poca gente, noi avevamo veramente, veramente. Particolari tipo Sivo si è spenta la live. Come si è spenta la live? No, caspita, a me dava che siamo ancora No, tipo 20 siamo spettatori. online. Mi pare che siamo online. Aspetta, problemi tecnici, ragazzi. Qui non avendo noi nessun, non è che dici io c'ho il regista. C'ho il vediamo che succede. Vediamo che No, succede. me la dà buona, sai, me la dà buona. Oddio, a me era apparso che avevi chiuso. Ok, sei riapparso, dicono, sei riapparso. Tutto ok, ci Ci siamo, siete, ci grazie. siete. Però in effetti Grazie di mi sentire. si è azzerato il counter degli spettatori. Adesso attivi a tutti. Posso tornarti No, piano no, ma piano. adesso ricominciamo da capo. No, no, scherzo. No. Il discorso è che la live ci ha avuto un piccolo problema, non so da che dipende. Cerco un attimo di capire. Tanto intrattengo io. Sì, se vuoi, puoi raccontare la stessa barzelletta che stavi Sì, raccontando prima. è che quella mai raccontata, porca miseria. La barzelletta mai raccontata. Dai, Boh. rispondo alle domande se qualcuno vuole. Posso rispondere anche alle domande private di Ivo. Voi ditemi che cosa volete sapere. Guarda, sanno già Io tutto mi. probabilmente. Ah sì? Penso di sì. No, stavo vedendo perché Andrea non partono i comandi. Ah, ti chiedono, Mattia, come va il braccio? Per Ah, il esempio. braccio va da Dio, ragazzi. Va alla Va grande, bene, ok. recuperato al 90%, non ho ancora tutta la sensibilità, ma siamo in gara, ragazzi, siamo in Bene, gara, bene, sono bene.
Mattia, ma quindi, ok, l'associazione gestite un castello, quindi fate allenamento, immagino, cioè fate allenamento di sala, non lo so, raccontami qualcosa, Sì. giusto per capire, anche solo a sommi capi. Allora, noi l'allenamento lo facciamo in sede. Abbiamo la fortuna addirittura di avere una sede, okay, che tra l'altro è molto molto grande. E te lo dico tutta, è un'ala di una villa cinquecentesca. Ma che Abbiamo un figata. parco, di una decina di ettari e lì ci si allenerà appena possibile, si ricomincia a giocare, a combattere e ad allenarsi seriamente, okay? E poi abbiamo una grande utenza, quindi poi divideremo anche gli allenamenti tra le persone che vogliono venire soltanto a divertirsi e magari quelle che vogliono spingere un po' di più. Perché bisogna cercare di accontentare un po' tutti, ovviamente. Certo. Va bene Mattia. Io allora l'associazione, vabbè, l'hai descritta. A livello di, visto che ci siamo, poi se vuoi aggiungere qualcosa, naturalmente io ti faccio una domanda. Poi tu parla di ciò che vuoi. Nel senso, quando stavo testando un attimo i comandi e vedo che non funzionano da chat, giusto per dirlo anche ai miei moderatori. Ok. E dicevo Mattia, quindi ok, allenamento di sala, preparazione per le rievocazioni, un sacco di attività interessanti per gli associati fondamentalmente, perché se Assolutamente. metti in campo anche, ragazzi, vi insegniamo a costruire e a utilizzare archi, corsi di falconeria, corsi di scherma storica, la possibilità di accedere di comprarsi un'armatura e far parte di una squadra per fare Burt, insomma. È fighissimo, è fighissimo, è quello che io ho sempre sognato di fare. Per quanto mi riguarda, l'arcieria non ce l'ho, la falconeria nemmeno. Abbiamo provato ad andare, cioè abbiamo stretto accordi con un maneggio per andare un po' a cavallo, però diciamo che è sempre molto, molto complicato tirare su queste realtà. Quindi ti faccio i miei complimenti perché la vivo in prima persona e veramente complimenti ragazzi. Vedete, le sfonda tutto e magari ne facciamo anche qualcosa insieme. Mi piacerebbe fare dei Ah, gemellaggi. sarebbe figo, Cioè, abbiamo lo sarebbe stesso assurdo. motto, quindi alla fin fine. Bisogna, è scritto ormai il È scritto nel destino. destino. Senti una cosa, ma per quanto riguarda l'HMB e tutto il resto, tu stai mettendo su la squadra, cioè, hai la squadra già fatta. Come siete messi? Allora, come squadra, non abbiamo i numeri per fare una squadra completa, anche Ok. perché non è il primo interesse dei ragazzi con l'HMB. Ad esempio, l'anno scorso ci siamo, nel 2019 ci siamo dirottati invece molto di più, ad esempio, nell'EMA in Arnis, ok? E poi si cercava di dare comunque un allenamento che fosse, diciamo, applicabile a qualsiasi tipologia di sport in cui andavi a competere. Perché però sono degli allenamenti molto duri, molto intensi, e allora abbiamo deciso un po' di dividere, ok? C'è un ragazzo che vuole fare HMB, va bene, quel giorno vieni con me, facciamo un allenamento di soltanto HMB. Invece abbiamo i totti ragazzi che vogliono fare il rievocativo, lo scenico, facciamo solo il rievocativo scenico. Quindi per il momento io non ho i numeri per fare una squadra, ma ho ad esempio un paio di allenamenti che sono molto interessati, con i quali stiamo portando avanti degli allenamenti un po' più specializzati. Certo. Ok. Più o meno sto nelle stesse condizioni. C'ho tre o quattro persone che vorrebbero, che si hanno comprato l'armatura. Vorrebbero, cioè, ci siamo allenati nel 2019 col soft tantissimo. Sono arrivati a comprarsi l'armatura. Poi è arrivato il bellissimo Covid. Fantastico. Ringraziamo. Tra l'altro, l'intenzione mia, per esempio, era di farli approdare ad un bagordo, magari chiedendo, perché è un po' più tranquilla la cosa. Ci prendi mano e l'anno dopo provi a provare ad andare nell'HMB. Poi dipende pure come ti trovi. Se uno che vuole andare diretto all'HMB, ben venga. Certo. Comunque, è ammirevole anche il fatto che uno provi a. Esatto, le guardie del porto. Ci chiameremo le guardie del porto. Io sto su una città di mare. Perché no? Quello che parla Antco 99 è uno di quelli che si è comprato l'armatura. Ecco, Quindi. ed è lì a ruggine. No, dai, almeno metti di 40, non farla arrugginire, Allora, ho caspita. comprato dei pezzi di titanio, quindi quelli non Ah, arrugginiscono, di top, conseguenza. top. Il grande segreto dell'HMB è che la gente c'è il titanio. Sappiatelo. Sì, giusto, Il grande giusto, giusto. segreto che non va detto, ma lo stiamo dicendo live, vaffanculo. Mattia,
Dimmi, adesso ti faccio un'altra domanda. Tu, allora, hai scritto un libro, vedo che sei molto preparato, sei appassionato sicuramente. Che percorso di studi hai fatto? Allora, io ho fatto le superiori, un liceo classico ho fatto, okay? Mi ha devastato la vita perché, oh no, non lo rifarei mai nella vita. Poi ho cominciato a studiare all'università e attualmente porto avanti un corso che è quello di scienze archeologiche. Scienze archeologiche, Sì, ok. quindi archeologia. Sono piuttosto indietro con gli esami. Cazzo. Sì, vabbè, succede. Ma nel frattempo comunque lavoro. Ho fatto una cosa, non credo verranno a controllare live, spero. Ho fatto una cosa un po' illegale, mentre studiavo archeologia mi sono diplomato anche a un istituto per insegnamento ai ragazzi di dislessici. Quindi adesso io sto mandando avanti quel lavoro lì e poco a poco mi laureerò, ok? Ma vai. Ma questo Sì. corso è un corso di laurea, quello dei ragazzi di No, è Stessa? un diploma, Un è un diploma. diploma, Ma dai. esattamente. È equivalente a una maturità, per esempio? Cioè, per Sì, capirci. può Ok. leggermente di più perché ti dà 60 crediti formativi universitari, adesso senza fermarsi ai tecnicismi, è un corso di 1500 ore durato 1 anno e mezzo, 60 crediti formativi universitari, come crediti vale metà della laurea, per dire. Però è una cosa che mi appassionava tantissimo, allora ho detto no, la faccio di Interessante. nascosto. E allora sto andando avanti molto con quello, poi la laurea arriverà poco a poco. Ma sì. Perché comunque c'ho mille cose, Esatto. è come la descrizione del tuo canale, mi piacciono 4 miliardi di cose, ma riesco ad andare avanti con qualcuna soltanto, no? Io ho esattamente lo stesso problema. Però direi una Quindi. cosa, io a volte mi sono autodefinito, cazzo, però a volte mi sento una persona. Allora, non sono mai stato superficiale come persona, però un po' salto da una passione all'altra, magari, no? Devo dire che, adesso dimmi se ti ci ritrovi, no? La scherma e alcuni ambiti della mia vita, il combattimento in generale l'ho portato avanti sempre, per esempio, nel mio caso. Però per il resto, che ne so, la passione per costruire qualcosa o per fare altro, posso dire che ho veramente tante passioni, come stai dicendo tu. Tra l'altro io ho studiato anche psicologia senza finirla, perché è stata una di quelle cose che mi sono accorto verso la fine del percorso che non sarebbe stata la mia strada. Quindi ho detto no, ho questi soldi e devo buttarli in una formazione diversa che mi permetta di costruire il mondo che voglio attorno a me. Non so se mi sono spiegato. Sì, capisco. Mi ci sono un po' rivisto in questo discorso che tu stavi facendo. Dici, la laurea arriverà, ma intanto questa cosa che mi piace l'ho portata fino in fondo, però. Se già ci stai lavorando su questo, se ho capito bene, con Sì, questo diploma, esatto, ok. esattamente, esattamente. Poi Sì, comunque. è più o meno così. Poi in realtà ho avuto la rivelazione, comunque con scienze archeologiche in Italia. Capisci? Non è che ci sia tutto sto lavoro, no? No, Allora sono corso infatti. anche un po' ai ripari, no? Però è una cosa che comunque mi piaceva assolutamente e l'ho Certo. scoperta anche un po' per caso, devo essere sincero, perché ero solito dare qualche ripetizione durante il mio periodo universitario. Sì. Mi sono confrontato con dei ragazzi dislessici al quale i miei sforzi non riuscivano a dare dei risultati, al che sono andato a studiare, sono andato a interessarmi per conto mio e ho capito tante cose. Poi l'ho presa più seriamente e ti dico, con questo diploma riesco a lavorare privatamente molto molto bene, mi dà molta soddisfazione Figo, figo. ed è, ti dico, è nato per caso, no? È nato per caso. E poi comunque questo è uno che era nato per passione, adesso è diventato un po' il lavoro. Che poi vediamo poi come andrà avanti. Magari un domani mi arriva l'offerta per archeologia subito, ma chi lo sa, chi lo sa. Fai bene intanto a mucchiare esperienza e figo. Complimenti. Complimenti anche qua. Grazie, grazie. Ma no, veramente, complimenti sentiti, proprio ti garantisco che un po' la vivo questa cosa che stai. Beh, bello, sono contento. Oh, Valfodrmn si schiera con noi. Valfodrmn. Benissimo, benissimo. Abbiamo Ma bisogno di uomini come te. Valfodrmn. Ma Valfodrmn? Adesso ce lo dice lui chi è, vediamo. Diccelo tu chi sei. Allora, è il Verni. Ciao Verni.
Vernizzo. Allora, abbiamo il Capocchia, qui il capitano della nazionale italiana. Miei squisiti. Vernizzi, detto anche il Capocchia di minchia, giusto, Verni? Vernizzi è venuto, è stato intervistato in realtà proprio qui, però era dicembre o novembre addirittura, quando faceva ancora le interviste con gli amici, diciamo. Adesso sono passata a una cosa più tecnica, intervistoriche, dove vado a intervistare l'ambiente storico, quindi tutto quello che riguarda. Quindi Vernizzi, dovrai tornare con la tua associazione, la Zoiosa, e vedi di tornare presto. Bastardo. Vabbè, sta scrivendo i soliti vaneggiamenti, Vernizzi, bravo. Mattia caro, ma hai detto un sacco di cose già. Cioè, ci hai detto veramente tante cose. Siamo in live da circa 30 minuti, cioè stiamo parlando da 30 minuti. La live ha qualche problema tecnico, quindi perdonami se ogni tanto ti avviso che sto con nessun problema. Diciamo con la mente da un'altra parte, perché vedo la live che fa cose strane, non mi funzionano i comandi, non so perché. I comandi sarebbero dei comandi automatici dove io scrivo una cosa e la chat reagisce, però va bene. Vaffancuppolas. Ok. No, quello che ti volevo dire. Quindi percorso di studi l'abbiamo visto. Parlami un pochettino del libro. Io mi sono letto la prefazione, l'ho sfogliato e sono andato un attimo sulle sezioni che mi interessavano di più. E okay, con molta gioia ho constatato che noi di Ferro e Cuore, che facciamo inizio 1300, siamo il primo trentennio del 300, rievochiamo, ci siamo dati questa data. Ah, ecco, Drage, falli tu i comandi, cazzo, a te funziona. Oh, pardon. Dicevo, ho visto che le ricostruzioni che abbiamo cercato di portare coincidono, perché assomigliano molto alle fonti che tu hai citato nel libro, e effettivamente l'aggiunta di qualche piastra in più, per esempio sulle spalle o altrove, ci fa capire che siamo sulla strada giusta. Ecco, quindi diciamo un equipaggiamento leggermente più evoluto, ma leggermente rispetto a quello che tu presenti sul libro, che è invece relativo al XIII secolo, quindi 1200. Sì, esatto. Però è ottimo, cioè a me serve tantissimo per arrivare all'equipaggiamento che usiamo noi, che facciamo inizio 1300. Il periodo che hai scelto, come mai? Come mai questo periodo? Questa è la prima epoca che io ho cominciato a ricostruire, okay, e per la quale comunque avevo molto bagaglio. E ti dico, vista l'assenza di un trattatello del genere in Italia di ricostruzione del XIII secolo, io ho quasi sentito il bisogno, ok, di scriverlo. Poi ripeto, avevo negli anni costruito un buon bagaglio di conoscenze, di fonti e quant'altro, l'avevo già digitato alcune parti via computer, e quindi poi è stato un po' una summa di tutto il mio studio individuale che ho fatto, e ne è uscito secondo me un bel libretto, anche sì, perché ricordiamo sono un centinaio di fonti storiche, tra miniature e reperti, ci sono una quarantina di tavole illustrative, ed è anche un po' un manuale poi anche per chi vuole cominciare a fare questa passione. Sì, è molto chiaro. Devo dire che è molto chiaro, è strutturato molto bene, secondo me. Quindi sì, e ti dico, avessi avuto un manoscritto del genere quando ho cominciato, esatto, non avrei buttato via tutti quei soldi che ho buttato via all'inizio, perché all'inizio non sapevo neanche cosa comprare, no? Esatto, esatto. E quindi è nato un po' così, ecco, è nato un po' così. Poi è anche un piedistallo poi per elevare quelle esperienze che ho fatto, che secondo me sono molto importanti e che è bene che tanti sappiano, tipo, che ne so, lo studio che ho condotto sulla spada di San Maurizio, okay? Sì, che è quella famosa spada del XIII secolo, per la quale mi sono recato proprio a Torino all'armeria reale, mi sono fatta tirar fuori dalla teca, e lì abbiamo preso i rilevamenti, tutti i rilevamenti che poi sono indicati nel libro. Quindi sono andato proprio a toccare con mano tutto quello che era possibile toccare con mano, per riportarlo poi più intonso possibile all'interno del libro. Veramente ottimo lavoro, me lo leggerò con calma tutto quanto, ho letto alcune sezioni e veramente bello. Guarda che c'ho il gatto che
Guarda, questo mi ha aiutato è un distinto gentiluomo che mi ha dato una mano a scrivere il libro. Ma scusa Mattia, ma quindi perdonami, se sono poco delicato, ma quindi non è vero che a Vicenza vi mangiate i gatti? Lo sto tenendo all'ingrasso Ah, ok, questo. era per capire. No, poi lo faccio inporchettato al Grand Marnier. Imporchettato il gramone. Cazzo, sei pure. Mattia, ma tu sei pure cucinare, no? No, sai pure cucinare? No, perché. No, non ti rispondo, non ti rispondo. Perché ultimamente mi sto proprio mettendo di No, studio, preparando. veramente? Sì, Dai, cazzo, sono in no. lockdown. No, in realtà è per la quarantena. Ho cominciato a guardarmi tutte le stagioni di MasterChef, ho cominciato a guardarmi di ricettare, ho cominciato a guardarmi questo, quello, fare una ricostruzione sulla cucina storica, capisci? Ah, ok. Fermiamoci là però, perché poi apro il pozzo, non riesco più a Quindi, chiuderlo. uomini dalle mille passioni. Sarà che siamo grossi, abbiamo il ventre grande, quindi c'entra un sacco di cose, Può sia da essere. mangiare, che non lo so. Non so che. Runa Raido, dove si può comprare il libro? Dove si può comprare questo libro, Mattia? Presto su Amazon, presto su Amazon. In Soon. questo momento si trova in alcune librerie della provincia di Vicenza Ok. e da adesso, piccolo sneak peek, deve uscire il secondo, ok, un altro libro, e quindi farò il potenziamento e metterò tutto su Amazon, ecco. Ok, ottimo, un upgrade. L'upgrade, eccolo là, sì. Ragazzi, nel frattempo cominciate a pensare alle domande per la fase finale di intervista. Intanto io vado avanti chiedendo a Mattia alcune cosette, alcune curiosità. Quindi la tua associazione che periodi rievoca attualmente? Cioè quali periodi ricostruite? Ufficialmente rievochiamo due periodi, quello che va dal 1270 al 1310 e 1370-1410. Ok, quindi 40 anni, ok. Parallelamente, esatto, un quarantennio, che in realtà è un lasso di tempo molto, ma molto grande, soprattutto per il 300, perché Sì. l'armatura 1370 è completamente diversa da quella 1410. Però, capisci, abbiamo una finestra un po' più grande sulla quale spaziare, ok? Certo. E poi per quella rievocazione là, no, che è quasi tutta 1400esca, ci porteremo gli equipaggiamenti più 1400eschi che abbiamo. Chiaro, chiaro. E parallelamente stiamo mandando avanti da un annetto il progetto della rievocazione vichinga. Anzi, norrena, neanche perché si dico vichingo, poi si pensa a Vikings, Lo o so, normanno addirittura, allora capisci? Quindi. noi abbiamo fatto esattamente la stessa cosa, nel senso inizio 1300 per darci un focus iniziale, poi nel tempo, vabbè, io mi sono avvicinato a HMB, quindi quando posso partecipo a qualche rievocazione con l'armatura del 400, ecco, però abbiamo anche portato avanti un discorso vichingo. Il problema è che per quanto mi riguarda io ho sempre lavorato non tanto in ottica della rievocazione, quanto delle tecniche di combattimento, quindi fondamentalmente mi sono interessato al vichingo perché ho preso lo scudo con l'impugnatura al centro, spada e scudo, ascia e scudo, eccetera, eccetera. Certo. Quindi, per quanto mi riguarda, io ho sempre lavorato sulla tecnica di combattimento e sullo studio del combattimento, personalmente. Sì. Quindi, insomma, più che altro per quello. Però quando ci vestiamo da vichinghi, quindi lo facciamo anche noi, non reni, ma proprio vichinghi perché ci gusta. Diciamo l'accuratezza storica c'è, però meno del 1300 perché andiamo a finire su ste feste magari celtiche dove oh, venite a Ah, fare i sì, vichinghi che spaccate i cocomeri e certo. bevete in nome di Odino, no? Per dire, Ma ecco, infatti, sì, ma anche perché per ti dico. divertirsi. Esatto, è soprattutto per quello, perché poi ti dico, rievocare i vichinghi in Italia è come rievocare il Medioevo in Messico, ok? Non Esatto. ha praticamente nulla, non c'entra assolutamente nulla, Certo. però lo fai per divertirti, no? Però per Per dire, voglio dire, i normanni in Sicilia per esempio ci sono arrivati, i vichinghi no, però voglio fare dire, il. Sì. il popolo del nord, i barbari, chiamiamoli così, anche se vabbè, Sì. ci sono arrivati in sud Italia soprattutto. Il punto è che, guarda, a sto punto ti chiedo una riflessione, secondo te quanto è importante che un rievocatore rievochi la propria zona, per esempio? Diciamo, provo a farti un paragone con la cucina, ok? Provo a farti un paragone con la cucina. È come andare, che ne so, a Parigi, ok? E invece di mangiare un piatto che potresti mangiare ovunque, mangi un piatto della tradizione parigina, ok?
cioè gli dai quel valore aggiunto che non è obbligatorio, però se lo sai dare, secondo me fai l'opera fatta bene. Certo, ok, certo. Si tende all'eccellenza in quel caso lì. Però visto che è una passione, non è una cosa che puoi imporre. Se io sono toscano e voglio rievocare un lanzichinecco, lo posso fare senza problemi. Okay? Devo soltanto trovare il filo conduttore. Ecco. Esatto. Ma però, lo penso anch'io. Sì. Il discorso è che, per esempio, qui nelle Marche c'è una grossa carenza di fondi nel nostro periodo storico. Cioè, se io dovessi rievocare la mia città nell'inizio 1300, non c'è un cazzo, nonostante noi abbiamo un borgo dell'anno 1000 qui sopra, sì, in collina, diciamo. Quindi, però le fonti sono molto carenti in quell'epoca. Quindi ci siamo inventati un personaggio verosimile, un nobile minore, abbiamo fatto tutta questa compagnia d'arme intorno a questo nobile che va a spasso, va in giro nell'inizio 1300 e svolge determinate condotte che ancora non si chiamavano condotte, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo creato un ambiente verosimile per poter rievocare qualcosa, ma non abbiamo eventi, quindi abbiamo cercato di legare la nostra rievocazione al territorio, però è veramente difficile, soprattutto quando non ci sono proprio fonti. A questo punto è bello anche rievocare, che cazzo ne so, qualcosa di geograficamente lontano, ma che ti appassiona. Questo è il mio punto, certo, di vista, ma alla fine penso combaci un po' con il tuo. Secondo me sì, ci sono i combattenti messicani dell'HMB che vengono a combattere qui perché, esatto, il Medioevo gli piace. I più bei campi vichinghi su ricostruzione che io abbia mai visto li ho visti in Brasile, alcune foto su Facebook. No, non sto scherzando, ce ne sono in Danimarca che sono fantastici, ma ne ho visti alcuni che fanno in Brasile che è una cosa incredibile. Ma vedi che lì è proprio una questione di interesse, è una questione di quanto una persona si dedica a quella cosa lì, alla ricostruzione, ok? È come dire adesso, non voglio essere, non credo vada contro i canoni di razzismo eccetera, ma una persona di colore facesse rievocazione medievale, ok? Esatto. Se tu guardi il Medioevo è andato, di fatto non ce n'erano tanti, esatto, o ce n'era nessuno, però è una cosa che va oltre oggigiorno, è una cosa che puoi fare, ti diverti di fare, devi assolutamente fare se è una cosa che ti piace. O io che vado a fare una rievocazione Maori, ok? Io non c'entrerei niente con i Maori, ma visto, certo, che adesso abbiamo la possibilità, è giusto farlo. Per me è anche una questione di... Allora, noi comunque da statuto, essendo una SD, abbiamo delle regole di inclusività. Quindi se uno mi dice, mm-hmm, ma Ivo, ma se viene un ragazzo cinese e vuole rievocare, vuole interpretare il cavaliere senza macchia, allora innanzitutto il cavaliere senza macchia no, però può mettersi un'armatura e può rievocare con noi, assolutamente. Per esempio per le donne, anche per le ragazze, mm-hmm, quello che io gli ho detto sempre alle donne, mi ripeto e poi mi dici anche come vi comportate voi: o fai la donna, cioè quindi ti vesti la donna e interpreti la donna dell'epoca, oppure te metti l'armatura come me la metto io e fai l'uomo, cioè fai la donna, però non è che dici c'hai l'armatura sagomata sul seno, c'hai la cotta di maglia come, no, ce l'ho io, perché molti sa, vabbè, ingenuamente chi viene in questo mondo senza sapere nulla si immagina le classiche guerriere fantasy a tette de fuori, no ragazzi, cioè non so se mi spiego, la Gerta di Vikings non erano così femminili, probabilmente. Adesso io non lo so, ma secondo me se c'erano donne combattenti si mischiavano in mezzo agli uomini, c'aveva la barba probabilmente, c'aveva un po' dei baffi. Sì. Questa è la mia idea di donna guerriera. Ecco. Ma magari, sai, magari potevano anche essere molto piacenti, chi lo sa. Per carità. Però di certo se dovevano rimanere in un ambiente maschile, sicuramente avevano un'altra tempra, ecco. Come adesso vuoi fare la donna, vuoi combattere nella rievocazione storica, sai che ci si picchia, ok? Quindi devi entrare con quell'idea, ok? Anche perché poi sei un elmo, la faccia è coperta, eccetera, non cambia nulla in quel caso lì. E quindi c'è un allenamento da fare che è pari a tutti, che è uguale per tutti, insomma. Esatto. Allora, per 16 dice, però nei paesi nordici, penso, non erano normali donne combattenti, a differenza dei nostri luoghi? Non lo so, anche questo secondo me è un po' forzato, cioè
non è che c'era tutte ste donne a combattere, da quel poco che io, nella somma di tutte le fonti che ho trovato, sono riuscito a capire. Mattia, tu che dici? Allora, era una cosa sicuramente più comune di adesso, ok? In quei posti lì, in quei luoghi lì, sia perché non c'era una cultura dell'esercito, una cultura di uno stato, di una forza armata come ce l'avevamo qui, ad esempio, all'interno di un comune, che quindi ogni anno dovevano esserci un tot di persone armate a spese del comune, eccetera. Quindi può essere benissimo che a livello tribale, se ci fosse stata la necessità, avrebbero chiamato delle donne, ok, o avrebbero comunque aiutato. Anche perché da noi magari la pena quando un comune perdeva contro l'altro era che si ritrovavano il granaio ripulito e magari le insegne dell'altro comune in questo. Ma nelle tribù nordiche probabilmente se perdevano una guerra venivano completamente soppressati, magari venivano uccisi e Erano quant'altro. spappolati, Esatto, quindi è anche un ecco. po' più verosimile che le donne sentissero anche il dovere di combattere. Ok, ottima riflessione. Comunque ci sono anche, adesso per spezzare una lancia nei confronti delle donne, ci sono testimonianze abbastanza rare anche di difese di alcuni assedi, se non erro in Spagna, completamente gestiti da donne a livello di difesa. Quindi comunque non è che le donne non hanno combattuto. No, Il infatti. discorso però è che comunque sono un caso, una rarità, una... non erano la norma, quindi trovarsi magari una compagnia con tre uomini e sette donne combattenti, oggi lo facciamo perché ragazzi, se c'hai voglia lo fai, però è poco, non ricostruisce l'ambiente che c'era allora. È un po' come non fare un esercito di donne e dire che è storia, è molto forzato. Lo fai lo stesso oggi, però poi che le donne possano essere cazzute, lo sappiamo. Non è che non lo sappiamo, quindi... Assolutamente, assolutamente. È così. E ti dico, c'è anche un certo Simone IV di Montfort che morì nel 1218, quindi siamo nel XIII secolo, mentre assediava Tolosa, ok? Quindi siamo proprio in Spagna, Tolosa deve essere in Spagna se non sbaglio, che venne ucciso proprio da un trabucco, da una catapulta. Da una sassaiola, ecco, perché era posta sopra delle mura, azionata da donne, per dirti. Pensa. Con le donne, cioè tiravano donne con la catapulta. Simone IV di Montfort, sì, perché si era autoproclamato signore di quella città, adesso non mi ricordo esattamente il motivo, e sapeva che la maggior parte dei Attenzione, arriva difensori. Antonio che ci dice che Tolosa è in Francia. Ecco, Francia, grazie, grazie mille, non me lo ricordo, non me lo ricordavo. E Così. insomma. Lui è lì, no, si autoproclama signore di quella città, anche urlando ai suoi uomini, no, la città è difesa praticamente soltanto di donne, che cosa volete che facciano? Saranno rintanate nelle cucine a difendere i loro figli, a noi basta che Certo. entriamo, sfondiamo, no, e poi facciamo quel che facciamo. Proprio in quel momento, appena finito il discorso, gli arriva una sassaiola, un masso, no, lanciato una sassaiola, da alcune donne sopra il mura, e quando vedono che questo è stramazza il suolo, praticamente morto, si mettono a ballare sopra le mura. Hai capito? Quindi, devi stare attento, che poi in Comunque. rievocazione te li trovi il trabucco, A me piaceva, per esempio, io quando c'avevo delle ragazze che volevano rievocare, io avevo consigliato loro di fare cioè, era venuto fuori il ruolo della donna da campo, cioè, quando gli uomini si muovevano in branco, in masnade, insomma, in piccoli esercitini poco organizzati, insomma, sotto un nobile, e comunque quando si andava in guerra c'era bisogno di queste signorine che erano le prostitute dell'epoca, magari. Quindi a volte noi abbiamo messo in campo per le ragazze che c'aveva voglia di fare sta parte, ovviamente per finta, che io sappia, dopo non lo so, e facevano le prostitute, le donne da campo. Però una volta volevamo mettere in scena, poi non ci siamo riusciti, un tentativo di stupro. E questa qui, che nonostante era una donna da campo, comunque riusciva a cavarsela pugnalando il proprio aggressore con delle tecniche bla bla bla. E quindi, insomma, se uno c'ha un po' di fantasia, la collocazione
anche teatrale la trovi per chiunque venga a rievocare. Poi certe cose sono forzature, per carità, però vaffanculo, vaffanculo. Sì, no, cioè, ma è una passione. Assolutamente, questo è poco ma sicuro, poco ma sicuro. Allora, io volevo intavolare con te un discorso. Intavoliamo, allora, via. Sì, no, visto che armature. Allora, ti va di parlare un po' di armature? Magari la chat poi magari gli interessa, eccetera. Come no? Perché, allora, ascoltami bene. Una volta un bambino in una rievocazione arriva là e mi fa la solita domanda, no, da, ovvia. Mi fa di là e fa, ma signore, tu non caldo in armatura? Fermo. Ti devo fermare. Allora, dimmi. Da noi, sono anni ormai, che diciamo, madonna che coglioni. Tutti che vengono lì e ti fanno, ma non c'hai caldo? Allora, l'altra fila è, ma non fa caldo lì dentro? Ma, no, ma pesa? Ma è vera? No, pure sì, no. No, signora, stiamo facendo finta. Comunque vai, parliamo di armatura. Quindi il bambino ti ha detto se era caldo lì no, dentro. La solita domanda, no, che ci sentiamo dire no, ovviamente. Poi, però, sai, no, alla sera, no, quando torni a casa dall'evento, eccetera, ti togli l'armatura, no, ti siedi sul letto, sul divano, no, ti guardi un attimo la TV e magari ripensi alla giornata, no? E quel bambino lì, no, che ti è venuto a domandare se l'armatura pesa o se l'armatura non pesa, o comunque se... ti fa, comincia a farti un po' riflettere, ok? Normalmente io quelle domande io le lancio, le butto indietro come uno specchio, no? Tipo c'è il boomer di turno, fa, oh, allora l'armatura pesa, cioè, sì. Ma poi ti rendi conto, no? Che in realtà l'armatura pesa veramente tanto, ok? Sono 25, 30, nel mio caso 35 kg di armatura, ok? E quindi io volevo lasciare... un attimo cominciare un attimo con te questo discorso, soprattutto sì, per gli utenti che ci seguono, magari anche quelli che non hanno ancora messo l'armatura, e dire questa cosa qui. Noi facciamo un compito, ok, che è piuttosto stancante, ok? Il fatto di mettersi l'armatura, di spendere, almeno parlo per me, quei 4 soldi che ho in tasca, io li spendo o per libri o per armature, ok? Spendere un sacco di soldi, metterti l'armatura in piena estate, magari fosse d'inverno, no, sempre in piena estate. Sai, 35 kg d'acciaio addosso. Se poi sudi troppo, ci fai la ruggine, quindi quando la togli devi comunque star là a pulirla, la togliere devi pulire, tutto, fare la manutenzione. Esatto. Ma tu ti rendi conto chi ce lo fa fare sta cosa? Ma ti rendi conto che poi noi lo facciamo per quei bambini che vengono lì e ci domandano, signore, pesa l'armatura? No. E in quel momento, quando lui te lo domanda, l'armatura ti sembra una delle cose più leggere che ti sei mai messo. Bello, bello, questo è... Penso aver fatto centro, capisci? È quello che ti voglio dire. Sì. Noi siamo, secondo me, noi siamo l'ultima avanguardia della storia, perché siamo quelli che la storia la portano in mano al pubblico. Siamo quelli che facciamo prender vita... tutte quelle parole scritte alla rinfusa all'interno dei libri di storia. Noi siamo quelli che riescono a trasmettere molta più studio ad un bambino rispetto a un professore in 6 ore di lezione. Ok? È vero. Tantissime volte i rievocatori vengono presi come dei pagliacci, come delle persone mai cresciute che giocano con le spade. Però, a fin fine, la storia vive in prima persona grazie a noi. Quindi hai detto le tue sono parole sagge e soprattutto è parte del percorso del rievocatore. Il rievocatore è fiero di indossare un'armatura mostrando che cos'era la storia, che cos'è la storia, mostrando lui in prima persona, diciamo frustandosi da solo, subendo su di sé i problemi della storia, la difficoltà della storia. Quindi così. Anche se questa sera siamo in 20 persone, quindi abbiamo un pubblico di 20 persone, abbiamo un pubblico da 800 milioni di persone, cerchiamo di dare una sensibilizzazione più possibile, cioè ci dobbiamo sensibilizzare sempre più persone su questa cosa qui.
Perché a fin fine il lavoro, quello sporco, quello di fatica, no? Per questa benedetta storia, poi noi lo facciamo e lo facciamo comunque con davvero tanta passione. Vero. Quindi per chiunque, anche c'è nella chat, per chiunque si vuole arrivare in questo mondo, chi lo fa o lo fa già, sappiate che abbiamo nelle mani un grandissimo compito e lo dobbiamo fare assolutamente a cuor leggero. Questa Bravo era Mattia. una cosa che volevo assolutamente dire, ecco. Bravo, bravo. No, no, so, condivido pienamente quello che hai detto, condivido pienamente. Poi il pubblico che viene a vedere, quindi i bambini, i genitori, spesso non si aspettano di trovare questa cosa qua, perché soprattutto qua da noi, le feste si sono strutturate con sbandieratori, tamburini, di combattenti. Se ne è iniziati a vedere qualcuno veramente nel 2005, 2006, 2010. Quindi, che poi è storia falsata. Tutti sti cazzo di tamburini e sbandieratori che Non sono una manifestazione del 1300, c'entra non niente. che cazzo c'entra. Però qua Questo è nelle vero. Marche, la miseria, qua nelle Marche, ah sì, la rievocazione di tal dettaglio, ah che bello, tutte quelle bandiere, ma cazzo ragazzi, che cazzo c'entra? Quindi noi abbiamo anche cercato di portare una cultura del verosimile, dello storico, poi naturalmente teatralizzato per renderlo più bello, quello che vuoi, però c'è una fatica dietro, oltre a portare l'armatura e combatterci dentro, c'è una fatica proprio a far entrare nella testa delle persone che quello che facciamo, sì, è spettacolo, ma è reenactment, cioè rivivere, quindi anche un po' immedesimarsi nel personaggio. Tante volte uno mi dice, Ivo, ma come cazzo ci hai pensato a mettere dell'armatura e fai tornei a menate a contatto pieno con l'HMB, no? La mia risposta è, principalmente, io ho intrapreso questa strada perché, vabbè, mi piace, mi diverto, quello che ti pare, però perché io voglio poter dire alle generazioni che vengono che cosa si prova a stare dentro un'armatura, a sudare come le merde, a puzzare tantissimo e prendere colpi, darli, respirare male e tutto il resto. Voglio sentirle su di me queste esperienze e poterle trasmettere. Questo è, quindi fondamentalmente ho detto Amen. quello che hai detto tu, ma ci ho messo alcuni dettagli che veramente, ragazzi, nell'armatura si respira male, si suda, si sente caldo, si sta scomodi, non puoi fare i movimenti che di solito puoi fare, un sacco di robetta Esatto. da raccontare. sì, ma è una cosa che io raccomando di fare almeno una volta nella vita. Ferro, schiaffi e bestemmie, ma che bello sport che facciamo, Ecco, Lucone. sì, Lucone. E non è neanche Veneto, quindi morta. Io penso che le bestemmie siano abbastanza tipo nelle no, Marche, ormai sì, comunque ormai sì. la bestemmia è Marche, diffusa. Toscana, ma ormai non è più una prerogativa veneta. Cioè, i veneti sono famosi, ormai hanno il primo posto, però. Sì. Però la puzza delle scintille di metallo quando Lucone ti sagoma l'elmo sugli zigomi è priceless. In effetti, guarda, Francesco Di Pietro, che bello, Francesco Di Pietro. Ehi, ciao Francesco. Allora, detto DP. Allora, io al battle, questo qui del 2019, quindi 2000 anni fa ormai, non lo so, a livello di percezione, mi pare che è passati 10 anni. Abbiamo fatto il 150 contro 150. Praticamente, nella carica finale, nell'ultimo round, il quarto round, ero in prima linea, mi hanno messo in prima linea gli italiani, ed è zio, che era ancora il capitano, mi fa. Mettiti in prima linea, Ivo, che tu sei grosso, vai, va bene. Stavo in prima linea insieme al Sì. capitano della Germania. Vabbè, davanti ci avevamo l'Ucraina, quindi dico, cazzo, adesso andiamo a morire, ma moriremo con felici. Quindi il capitano della Germania mi fa, charge. Io, vabbè, cazzo, charge. Ho corso come non ho mai corso con l'armatura, ho tirato una scudata mega, mega fotonica. Il problema è che non ho preso nessuno, quindi sono entrato nelle file nemiche, sono arrivato dietro l'ultima fila. Cioè, c'era talmente tanta spinta che io ho penetrato praticamente i nemici. Il problema è che dietro, in fondo, c'era un Minotauro e c'era Ilias dell'Ucraina. Quindi, Shooting. praticamente, esatto, mi sono trovato davanti a Ilias, l'ho riconosciuto perché c'è solo lui con l'ascia così grosso. E praticamente me l'ha spaccata sulla testa 3 volte mentre i suoi amici mi divoravano. E quindi, questo perché mi ricordo come se fosse ieri,
l'odore che ha prodotto il mio elmo quando la bardica di Elias si è schiantata sulla mia testa. Ho sentito puzza di ferro bruciato. Cioè, mi ha piegato l'elmo sulla testa. Mi vengono le lacrime perché è un tot che non lo sento sto odore, capisci? Sto inverno mi sono messo l'armatura proprio perché mi mancava tantissimo. Tra l'altro ci sto ballando dentro perché ho perso un sacco di peso, ma ti dico, Io invece probabilmente ci entro, la spacco, l'ho preso il peso. dico, il 150 è proprio una di quelle cose che mi sono mangiato il fegato, ma cosa vuoi? Sì, è stata un'esperienza. Era un periodo in cui mi sono dedicato in toto all'associazione, quindi non avevo neanche il dio denaro per venire, per dirti. Vabbè, dai, non ti Quindi, preoccupare, ma ma no, no, ci cioè. rifaremo. Poi quando arriviamo facciamo il 2,50 contro 2,50. Wow. Fa il disastro. Moltiplicatori. Sì. Io spero che si faccia quest'anno, anche se la pandemia non mi pare che sta prendendo la piega giusta, però speriamo di Speriamo. riuscire a fare questo benedetto battle a luglio. Assolutamente. Hai urlato Caporetto? No, non ho urlato Caporetto, non c'ho avuto tempo. Ragazzi, c'avete qualche domanda per Mattia? C'avete qualche domandina carina carina? La chat io l'ho leggiucchiata, però ho visto che più che altro erano battute bellissime e altre cose. Tipo, ma un po' di figa qua? Bene, molto irriverente. Comunque no, sto guardando un attimo la chat. Comunque, Ivo, io Sì. mi aspetto la rubrica giochi storici, da te. Mi aspetto Kingdom Come, che ne so, anche Ghost of Tsushima, no? Che è sempre di scherma. Devo Mi farlo, devo aspetto. farlo. Tu devi assolutamente fare queste cose, ma che manca? Poi magari, sai, fai la live in armatura, no? Fai la live, facciamo un pro fighting live, tutte Ah, quelle ecco, cose allora, lì. sì, diciamo che il punto d'arrivo di questo canale sarà proprio fare roba in real life, cioè vado a trovare Mattia, facciamo un po' a botte con l'armatura, io metto tutto su Twitch, cioè diretta, e poi su YouTube, cioè pensa che Subito. figata. Bello, 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 bello. Comunque, Ruggero chiede, visto che Ruggero è uno del direttivo della mia associazione, Runa Raido qui in chat, nel 1300 si usavano ancora le ailette, ovvero le spalline di legno con la cosa, con la pittura sopra? Perché È una domanda. noi abbiamo deciso di non usarle, perché comunque 1330 stiamo un po'... anche se Sì. partiamo dal 1300, abbiamo deciso di metterci un normale, una coppa di ferro, insomma, uno spallaccio piccolino, Certo, piuttosto che un certo. ailette, anche perché l'ailette quando alzi le braccia ti si conficcano nelle orecchie, tipo. Sì. Quindi tu che ne pensi? È una domanda piuttosto ardua, secondo me. Intanto dobbiamo vedere in quale contesto, perché hai letto, mi sembra che in Italia non ce ne siano neanche troppe, ok? Ah, ecco, quindi in Italia manco c'era, ecco. No, e poi anche come spallacci in italiani si sono sempre stati piuttosto sfigati, perché c'è qualcosa a fine 300, ma la stragrande maggioranza dei manoscritti hai soltanto la cotta di maglia, anche nel 1300 sulle spalle, senza avere gli spallacci. Ok, Ti dico, se dovessi far 1300, anche inizio 1300, troverei una soluzione un po' più all'avanguardia rispetto alle ailette. Comincerei a mettere sai, i primi tondini d'acciaio, no? sì, noi abbiamo messo Tipo spallaccetto piccolo, cioè, le rondelle, esatto. esatto. Io metterei quelle. Noi mettiamo una coppetta di ferro e basta praticamente, giusto per Esatto, mi poi tra l'altro solo per differenziare quelli più vestiti da, diciamo, le reclute, per così dire. Noi partiamo dalla recluta che veramente già gambe sono nella lancia, fino Sì. Sì. al combattente esperto barra cavaliere se c'è, che ha un po' dei piastre addosso. Ecco, le piastre c'erano, quindi ci Sì, siamo sì, sì. regolati un po' così. Quindi uno a colpo d'occhio capisce chi è che aveva i soldi nella masnada e chi invece era appena arrivato era un poveraccio. Ecco, Certo, questo. guarda, lo stesso Can Grande della Scala, Sì, okay, Cangrande. che mi sembra muoia nel 1320, Sì, una sì. cosa del genere, non ricordo esattamente, nella sua statua equestre non ha neanche gli spallacci. Vero. Okay, ha soltanto la cotta di maglia. Si pensa che al di sotto avesse comunque una brigantina, chiamala una cotta di piastre, una cotta di placche, Sì. okay? Ma e anche degli schinieri, ma di spallacci non ne aveva. Non ne aveva assolutamente. Ok. Allora, Drage chiede quali sono le rievocazioni, eventi dove le nostre associazioni possono collaborare. Ma
secondo me tutte, cioè, sì. cioè, D'ora in poi sì. se ci fossero i soldi per la benzina per trovarsi a metà Esatto. strada, eh. Guarda, guarda, assolutamente, mi piacerebbe tantissimo, poco ma sicuro. Ti dico, qui appena riparto un po' le cose, che c'è da organizzare qualche evento, eccetera, se vedo che c'è la possibilità, alzo la Ah. cornetta e Ivo ti aspetta, dimmi. Scusa, ho sbagliato a leggere. Ho letto Drage, invece era Antonio a fare questa domanda. Vabbè, Antonio, grazie della domanda. Comunque ti ha risposto. Ma Ruggero invece voleva, sì, voglio gli Ailette, di sì ti pago, ti ha scritto, però dopo non ti pagherà perché è squattrinato, quindi non gli dà retta, non dargli ascolto. Ok, va che no, non sono una auctoritas, cioè non è che sono l'Aldo Infatti. Settia della situazione, sono solo uno studente. Tra l'altro, Cangrande è morto nel 1329, se non sbaglio, Mi però tendo pare. a appunto. Infatti noi Cangrande lo prendiamo come esempio perché è il più vestito della nostra epoca, diciamo, il più, come per dire, lui è quello, è il massimo, cioè il cavaliere nostro c'è il bacinetto, la cosa, volendo c'ha il grande elmo con le catene, eccetera. Insomma, usiamo lui come lo conosciamo un po' tutti nell'associazione Sì, perché ma poi anche con la questione di Dante, eccetera, è sì. super famoso, Cangrande. Allora, qui c'è Perseidi che dice: una curiosità che la gente non sa, tipo falsi miti creati dai film medievaleggianti. Potremmo stare qui per 2 ore, però Mattia, vai, il primo che ti viene in mente, se ti viene in mente qualcosa. Un falso Scusa, c'è mito. due. Ah, un falso mito Un falso mito creato che dal cinema, puoi dai. uccidere, che puoi uccidere un uomo in armatura con la spada tagliandolo esattamente in due. Quindi la spada, Aspetta. che la spada si usa soltanto di taglio. Questa è la cosa che mi fa impazzire. Proprio Mi fa è girare proprio il veramente. cazzo, cioè io Cioè, proprio. ma una roba Io incredibile. faccio intere puntate su Twitch, proprio. Ho fatto su YouTube qualcosa dove spiego, ragazzi, se tu con una spada picchi sulla testa una persona che porta il mio elmo, non entra, la spada non entra su Ti rompe quell'elmo. la spada, poi Prima o poi si rompe la spada, esatto. all'epoca poi avevano materiali molto meno raffinati La spada rispetto si adesso. piega, si modella intorno all'elmo, probabilmente. Assolutamente, assolutamente. Sì. Ci abbiamo anche come approcciarsi al meglio al mondo del Burt. Vai. Beh, allora. Questo pure è un discorso lungo, Sì, no, in realtà se uno mi dovesse volesse venire a far burt nella mia associazione, si iscrive e gli metto subito l'armatura. Lo massacro un po' di botte e vedo se al termine di quei 15 minuti ha ancora voglia oppure vuole tornare a casa. Quindi in 15 minuti c'è il rischio che quello sta per terra e tu lo stai picchiando. Cioè tu aspetti proprio che scada il 15° minuto? Oppure. Oddio, no, non lo faccio. No, ma perché ti dico, mi sono capitato tantissime persone che venivano lì e fa: voglio fare burt, voglio picchiare, voglio far qua, voglio far là. E si è fatta male il tittino. E quando ho fatto un piegamento mi si è stirato il polpaccio e mi fa male il collo. Allora ho detto: guarda, forse non è uno sport che fa per te, vai a fare qualcos'altro. Perché poi non è più finita, capisci? Quindi devi subito vedere la tembra. Sarà un tipologia brutale, capisci? Ma che poi non è neanche metterli sotto torchio durante l'allenamento, cioè fare degli allenamenti estremamente intensi. Basta semplicemente vedere che acchito hanno con il dolore, ok? Con acchito hanno con il fatto di uscire dalla propria comfort zone, quello che cambia, quello che vedi subito più o meno se una persona è adatta o non è adatta. Sì, Perché infatti. preferisco dirgli no, non farlo adesso, ok? Magari pensaci su, vedi allenarti un pochino, che poi magari buttarlo dentro una mischia, questo mi va via di testa, si fa male ed è. No, che poi il rischio, cioè comunque, allora vabbè, ovviamente si fa approcciare le persone col soft, perlomeno da me, perché non costa un cazzo, top, spada, scudo, caschetto, dai, meniamoci un pochetto. Ci vado inizialmente piano, se vedo che è aggressivo, che lo bastono un pochino e vedo come Certo, reagisce alle cracche sulle cosce, per esempio, no? certo, La classica certo, certo. bastonata sulla coscia che ti fa, arca madonne, la bestemmietta Sì, plurale, ecco, lì. Vedi subito, insomma, se è una persona, io dici, allora, come ti sei, io lo chiedo a loro, come ti sei trovato, ti piacerebbe? Sappi che comunque le botte le prendi, c'è il rischio di infortunio e tutto, però se ti piace, vai. Beh, questo per me, assolutamente. comunque bisogna, No, ma io chiedo questo, ragazzi, provate, non vi fate i film in testa, consiglio, questo è il consiglio che posso dare per ogni cosa della vostra vita, provate le cose, provatele.
visto che adesso c'è la possibilità, se siete su da Mattia, andate da Mattia, se siete qua da noi, venite da me, se siete da Lucone, andate da Lucone, provate, dovete provare, perché solo provando, Esattamente, hai assolutamente capisci, ragione. tanto Ma finché non ci vai dentro, puoi è così. immaginare, ma non è la stessa cosa. È assolutamente così. Poi comunque non è che come uno arriva armatura subito là, no, ci mancherebbe. No, anche Spero di perché aver detto questo. No, cioè, ovviamente ci sono tutti gli step all'interno come è una cosa mezzo. progressiva anche a livello economico. Non è che ti posso Sì. dire Ma comprati 3.000 euro di armatura domani sì, andiamo e ti sicuro. porto al battle. Non è così. Subito No, al non è battle, così. lo lanci Al dentro battle, ti e porto al battle contro la vieni dalla Russia. tua Russia parte. 1. Alla fine, Russia 1 manco te fa tanto male perché ti abbraccia e ti sbatte per terra. Finito. Il Esatto. problema è le squadre intermedie. Polacchi, sono i polacchi, sono gli americani, no? Quelli proprio hanno soddisfazione nel picchiare Cani, qualcosa. americani. Americani. Esatto. Scherzo, nessuno vuole offendere gli americani. Si No, no, scherza. no, mi dissocio, non volevo Si dire. scherza, ragazzi. No, Scherza. nel senso, esatto. Vi porteremo Allora, la democrazia, che lo vogliate pure. No, no, mi dissocio, non volevo dirlo, Tourette, scusate. Drage dice: è vero che posso tagliare in due una persona con la cotta di maglia con una spada? No. Non ti sento più, scusa. Allora faccio Davvero? esco e rientro. Aspetta, arrivo subito. Lui non mi sente adesso. Eccomi, sono tornato. Ecco. Porca Ok. Mi miseria. senti meglio? Sì. Ok. Allora, dicevo, no, Drace dice: è vero che posso tagliare in due una persona con la cotta di maglia con una spada? No, l'ha detto prima, Mattia. Ah. Cioè, magari può succedere se la cotta di maglia è rovinata. Allora, il discorso è che la cotta di maglia è antitaglio. In sostanza. Almeno che Vai. ho un'obiezione, Ivo. Almeno che tu non sia Grootepier, che è quel pirata frisone del 1500 con la spada di 2,10 m, 6,6 kg, e davanti c'è una cotta di maglia fatta ad uncinetto. In quel caso puoi fare bistecche, ma cioè no, mi sa proprio di no. Allora, vabbè, Regi dice: faccio bodybuilding, il dolore è la mia quotidianità. Sì, però quando combatti, se non hai mai fatto sport da combattimento, per esempio, ti renderai conto che il dolore in modo imprevisto è la vera differenza. Cioè, mi arriva un pugno, mi arriva una sculata, mi arriva un colpo ai reni, un cazzotto sul fegato. Diciamo che è un po' complicato. Cioè, provare. Rifacendo, sto leggendo un attimo la Assolutamente. chat. Lucone, non esiste niente di più bello. Mattia, ricordo la tua prima volta in armatura a Genova, dice Lucone. Mamma mia, che ricordi ragazzi. Genova, cos'era, 2016 o 2015? Boh. Avevo un'armatura con doppio gambeson. Addirittura. Io ho fatto il primo battle con doppio gambeson perché non avevo un'armatura, non avevo l'armatura appunto. E Nudo. Lucone, quella volta Lucone aveva un'armatura brigantinata a stecche di cuoio e Mamma mia. acciaio, che era fantastica, tra l'altro, te lo dico, era fantastica, mi è sempre rimasta impressa. Ed è stata la prima esperienza, sì, mi ricordo. Abbiamo Porca miseria. Perseidi che ci chiede qual è il paese che ha le rievocazioni più belle e accurate, se c'è. Ma è una domanda che fai a Mattia in generale. Ok. Mattia, secondo te. Allora, dipende qua come epoca. Ti dico, come epoca nel 200 so che batta fortissimo in Toscana. Ci sono delle realtà in Toscana che sono ottime. Cioè, ricordiamoci ad esempio anche l'assedio di Soncino, la Rocca di Soncino, in Lombardia del 1200, che è fantastica. La battaglia di Taranto per l'undicesimo secolo. Questi in Italia sono più o meno queste le zone. Ti dico, la rievocazione storica va veramente tanto nel centro Italia. E secondo me il centro Italia è partita un po' prima rispetto a tutte le realtà italiane. Beh, oddio, cioè Centro Italia, tipo le Marche, per esempio. Cioè, abbiamo delle Guarda. rievocazioni, però io ho visto poca crescita. Cioè, negli anni 90, tante rievocazioni, qui sono tante rievocazioni, manifestazioni storiche sono nate, sono rimaste tali e quali, calzamaglia e farsetto, cioè proprio fino a oggi. Quello Ecco, è un questo è un altro problema. problema, però.
Quello è un problema. Ecco, esatto, perché ti dico, qua bisogna anche capire, perché tantissime in realtà, magari sono partite appunto prima, però sono sempre rimaste allo stesso livello. Quello è il problema. Però secondo me i pionieri si parla sempre anni 90, Sì. centro Italia, qualcosa nord Italia, sud Italia mi sembra che sia arrivato tutto un po' dopo, questo purtroppo non lo so, non mi è andato a saperlo, ma ti dico, quei 3-4 nomi che ho detto prima secondo me sono quelli da prendere come esempio qui in Italia. In Poi Italia. vai all'estero, ce ne sono un sacco, cioè, vabbè, Azincourt, cioè, Battaglie storiche fatte bene, Grunwald, sì. Bello, Hastings, ce ne sono un sacco. bello, bellissimo. Oh, ci siamo fatti una bellissima chiacchierata, Mattia. Molto, siamo andati proprio filati per un'ora e mezza. Io direi che andiamo verso la chiusura, anche se da dire ci sarebbe veramente un'infinità, un mare. T'ho fatto i complimenti 10 volte stasera, te lo faccio 11 volte. Complimenti perché c'hai Troppo gentile. 26 anni e già hai fatto un sacco di esperienze, quindi complimenti veramente. Grazie, E grazie. io a 26 anni iniziavo a fare rievocazione per sbaglio, con gli amici sotto con i manici di scopa che si spezzava, per farti capire. Fatti capire come stavo messo io a 26 anni. Magari erano altri tempi, però. Quindi la cosa si è evoluta tantissimo. Oggi, ragazzi, avete la possibilità di incontrare persone che hanno fatto un percorso e che possono accogliervi nelle loro associazioni come Mattia. Se siete dalle sue parti, andatelo a trovare. C'ha pure un castello, cazzo. Cioè, Va andatelo a bene, trovare. esatto. Cioè, c'ha un castello, voglio dire. Ruggero fa l'ultima domanda. L'ultima domanda è di Ruggero. Le protezioni di cuoio, sempre nel 1300... Che intendi per protezione di cuoio, Ruggero? Cazzo vuoi dire? Secondo me, le protezioni di cuoio, soprattutto per le classi meno ricche, teoricamente dovrebbero arrivare fino al 1400. Mi sembra di ricordare una fonte di inizio 1400 di un'armatura squamata. Ok, un'armatura squamata di inizio 1400 in cuoio, per dirti. Perché sono delle armature, secondo me, evergreen. Non avevi soldi per la piastra, andavi sui cuoio. Ma qui non si parla di classi a ricche, sicuramente. Ok. Bene. Allora, c'è Riccardo Finni. La cosa che ho amato di più degli arieti di Ventura è l'accoglienza. Mi sono sentito istantaneamente a casa e ho legato subito con la squadra, che non è mai una cosa scontata. 100 km di strada tutte le domeniche per venire a Bassano dal Friuli, ben accetti. Beh, questo pure è un attestato di stima, niente male questo. Sì. No, no. Sono contento di avere certa gente in gruppo, sincero, perché questo Fini ha molto entusiasmo, ha molto entusiasmo. Ci sono ragazzi Bene, veramente bene. che sono contento di avere. Io spero di venirvi a trovare prima o poi. Devi, Comunque, io sarò non una è sorta di abetta quando. che va a impollinare in giro le varie realtà. Verrò da voi, farò tutti i video, le botte, quello che gusta. Mi spezzate le gambe e poi vado da un'altra parte. Non vedo l'ora. E comunque, no, a parte gli scherzi, sono proprio contento che questo canale sta facendo il suo lavoro, anche grazie a gente come te che si mette a disposizione, Mattia. Sono proprio veramente molto contento. Io ci avrei un'ultimissima domanda. Un'ultimissima Vai, domanda. Perché spara. te la volevo fare, però abbiamo parlato sempre, quindi mi è rimasta un po' lì nel cassetto. Dimmi. Come la vedi tu la nostra attività, magari fra 10 anni, secondo te nascerà, perché adesso è molto difficile, nascerà la possibilità di professionalizzare quello che facciamo in maniera un po' più stretta, secondo te? Cioè, uno può fare Allora, del lavoro il rievocatore, secondo te? secondo me, allora, dico subito che sarebbe una ficata se succedesse, e sarebbe l'ideale, perché comunque hai tanta responsabilità, hai tante ore che utilizzi per questa attività, però bisogna guardare un po' in faccia la realtà. Purtroppo siamo in Italia, quindi se già è difficile magari mandare avanti una carriera del genere all'estero, qui in Italia è estremamente difficile. Se la rievocazione o il combattimento storico, i corsi di scherma, no, riuscissero a creare tra di loro una sinergia, riuscissero a poi a entrare anche, diciamo, in tendenza e quant'altro,
potrebbero nascere delle realtà che offrono del lavoro. Ti faccio un esempio. Certo. C'è un castello bellissimo in provincia di Belluno che si chiama Castello di Zumelle, Sì. ok? Che ha dato lavoro a un'associazione, okay? Che è il Sestiere Castellare di un gruppo toscano, ok? E questi riescono a vivere lì gestendo questo castello, che è stupendo, enorme, in una location mozzafiato, ok? Quindi ci sono delle possibilità. Se poi queste possibilità si riescono anche a sfruttare, quindi oltre alla gestione magari di un sito, riesci a offrire dei corsi di combattimento, riesci a offrire dei tantissime altre input, okay, laboratori per bambini, eccetera, il rievocatore potrebbe diventare un lavoro a Sì, tutti gli effetti. il discorso è che diciamo che, perdonami se ti interrompo, ma integro Sì. quello che hai detto. Io un po' ci ho provato, nel senso, sono entrato nelle scuole, sono più che altro con la scherma, come istruttore, ho fatto divulgazione a diversi livelli, per quello che facevo io, soprattutto per l'utilizzo delle armi principalmente. Ho fatto quello che potevo, naturalmente non sono, dovrei formarmi di più per farlo in maniera, per lavorare proprio con questo tipo di cose. Però ho un centro sportivo dove facciamo altre cose oltre alla scherma storica, MMA, e varie arti marziali. Quindi io fondamentalmente ci vivo, ma non posso, non vivo di rievocazione. Vivo di Certo, una giusto. serie e organizzazione eventi, una serie di cose di contorno che mi permettono di sopravvivere. Però vedo che c'è tanta anche, a parte che è difficile formarsi, perché non è che dici c'è una scuola, non c'è una scuola che ti dice questa è la scuola per rievocatori. Pam, non esiste. Non No, esiste, infatti. capito? La scherma storica stessa adesso comincia a essere qualcosa di serio. Sì. 15 anni fa, chi cazzo te lo rilasciava un diploma? Cioè, che percorso devo fare? Quindi è tutto in costruzione. Però a Sì, poi me, ci sono delle farlo per realtà. passione, scusa, farlo per passione è bello, è bellissimo, però come tutte le cose fatte per passione, a un certo punto c'è una curva in cui molti mollano, cioè passione, 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 ok, dai, mi sono tolto le mie soddisfazioni, lascio per. Proprio quando diventi bravo vedo che la gente un po' tende a smettere, dopo anni naturalmente. Invece se fosse un po' più remunerato sarebbe più sostenibile. Sarebbe più sostenibile per il singolo comprarsi un'armatura all'anno per dirti, e aggiornare l'equipaggiamento, vivere di usato. Sarebbe bello creare questo circolo virtuoso, secondo me. Però, vabbè, il mio pensiero. Scusa Mattia, ti ho interrotto, stavi dicendo? Non mi ricordo più, Ah, però perdonami. non è super... però un'altra cosa molto importante collegata a questo. Ci sono dei scenari che riescono ad assicurare queste cose qui, però diciamo sono più unici che rari, Sì, ok? E sì, sì, sì. soprattutto vado a ripetere, non in Italia. Gedelon, non so se è presente il castello di Gedelon. No. È un castello che stanno ricostruendo con tecniche dell'epoca da ormai 25 anni. Ah, ok, ho capito, non mi ricordavo il nome, però ho capito il. Quello teoricamente doveva essere nato come un progettino di qualche mese, ok? Poi ha avuto un'esplosione incredibile e le persone vanno lì a lavorare, vengono stipendiati, ma e Tu facendo pensa? rievocatori. Fanno i Un'altra muratori cosa, dell'epoca. esattamente, Sì, esattamente, sì. ma non solo i muratori, attenzione, c'è quello che lavora poi le ceramiche, quello che lavora il legno, quello che lavora il Stupendo, ferro, stupendo. ok? È incredibile. Questo Dovevo significa, andarci questo significa. quest'anno. Guarda, dovevo andarci quest'anno a vederlo, poi per questione Covid non sono più riuscito. Appena Sono possibile ci andiamo stato. insieme, facciamo una corriera che parte da Civitanova, passa a Bassano, raccoglie tutta la gente verso Tor fino a Torino e andiamo in Francia. Siamo Che cazzo. fatta, ma subito, cioè. Quindi Ad esempio. Lucone, Vernizzi, passiamo a pigliare tutti No, quanti. ma no, no, lascia, lascia. Andiamo a prendere Lucone che sa costruire le cose in legno, sa fare le case in Lucone legno. lo mettiamo a lavorare, esatto. Luca, ti Esatto, mettiamo a esatto, lavorare al esatto. castello. E poi un'altra cosa, sono stato in vacanza in Sardegna 3 anni fa e a nord, a mezz'oretta da Olbia, c'è un accampamento romano chiamato Accampamento La Crucca, che è stato interamente costruito dal proprietario. Ha costruito questo campo romano di un 40 metri per 40, una cosa del genere, ed è una cosa incredibile. Ha fatto una ricerca storica fantastica e sembra proprio un accampamento, un castrum romano.
di guerra, ok? Con lo scorpio, con le torri vedetta, con il fossato, con le palizzate. Incredibile, incredibile. C'è gente che nel loro piccolo riesce a portare avanti queste... È una figata. Veramente bello. Comunque qua in chat vaneggiano. Tipo Drage, gli portiamo il bidet per il castello. Ottima idea. Ce l'abbiamo fortunatamente. Ma perché un bidet no, perché... come dono, omaggio. Sì. Ai francesi, no. Capito? Ah, ai francesi. No, ai francesi. questi francesi li abbiamo colonizzati noi la prima volta. Dai, Lucone ci dice, simpatici, vi ucciderò per ultimi. Sì. Lucone, facciamo. Lucone. Andiamo in armatura e saccheggiamo tutto. Sono d'accordo con Ruggero. Ok, quindi vedo che siamo tutti coesi, ragazzi. Qua sta per nascere una gilda tra diverse associazioni che stiamo tirando su qualcosa di... No, l'importante è fare rete. Cioè, la cosa bella è che c'è la Rieti di Ventura, Ferreo Core, tutte le associazioni non devono per forza fare le cose insieme. Secondo me non devono neanche per forza andare d'amore e d'accordo. Magari ci si sta anche sul cazzo, però il discorso è che la categoria deve essere esposta, deve essere mostrata. Invece io vedo che online c'è un sacco di reticenza a farsi vedere. Se tu vai su YouTube non c'è molto sul mondo rievocativo italiano, sulla scherma storica non c'è un cazzo. Quindi io invito chiunque dei rievocatori combattenti che ci stanno seguendo adesso, ragazzi, esponetevi un pochetto, perché dobbiamo farci vedere con tutte le nostre imperfezioni e magari immaturità, perché col tempo questo settore migliorerà sicuramente. Diamoci da fare anche per farci vedere. Grazie Mattia. Intanto grazie Mattia per la chiacchierata. Grazie a te, ma ci mancherebbe, quando vuoi. Grazie. Ok, se non ci sono altre domande, se Mattia non vuole aggiungere altro, io qualche domanda ce l'ho, ma vabbè, stiamo sforando i tempi, stiamo verso... Allora, l'orologio... Ma ci sono dei tempi? Fammi capire. Abbiamo dei tempi da rispettare? No, diciamo che io ho dei tempi per evitare che l'intervista diventi tipo la Bibbia, cioè anche perché dopo va caricato, eccetera. Più o meno gli argomenti sono stati affrontati, la serata è andata bene, è andata molto bene, perché abbiamo sfiorato i 20 spettatori in maniera molto stabile, cioè adesso ce ne sono 17 da mezz'ora, da un'ora, quindi è quasi un record, Mattia, quindi complimenti. Perfetto, complimenti. Bene, benissimo. È venuto pure Lucone a rompere scatole. Chi è Pistacchiolo? Ciao Pistacchiolo. Ragazzi, se volete mi potete sostenere mettendo il follow, non vi costa niente. Se avete Amazon Prime, adesso faccio la marchetta, se avete Amazon Prime collegata alla Twitch e abbonatevi gratuitamente a questo canale, perché ogni venerdì c'è la rubrica e interviste storiche e quindi chiameremo altre persone. Detto questo, Lucone, anche io ti voglio bene. Fatelo, bravo Pistacchiolo. Fatelo, se collegate al Amazon Prime. Se no Mattia vostra account Twitch. Per la sub gratis. Esatto, è una sottoscrizione gratuita che vi permette di non vedere la pubblicità e altre robette carine, ma soprattutto è per sostenermi. Se no vi tocca pagare, potete anche abbonarvi pagando o donando. Mi sono arrivate alcune donazioni nell'ultimo mese, io vi ringrazio tanto anche da parte di Mattia. Mattia, tu hai partecipato anche al sostegno di questo canale. E anche grazie a gente come te che io vado avanti, sappilo questo. Bene, mi sono Riccardo, grazie di aver seguito fino alla fine, bravissimo. Riccardo Finni, il ragazzo che si allena con te. Sì. Di dove siamo? Pistacchiolo, io sono delle Marche, Civitanova Marche, Mattia invece di Bassano, Bassano del Grappa, e dintorni, insomma. Grazie. Sì. Abbiamo parlato di rievocazione storica, di combattimento, siamo tutti e due combattenti, rievocatori. Metterò questa intervista su YouTube, quindi se sei arrivato solo ora vattela a vedere su YouTube quando la metterò, la caricherò, il canale lo trovi qua sotto. Martedì ci vediamo con Gamification con Andrea Grosso, parleremo del mondo del gioco applicato alla vita. Venerdì prossimo un'altra intervista storica, vi presenterò questa settimana il prossimo ospite. Ringrazio tutti voi, ringrazio tantissimo Mattia, un abbraccione a tutti e ci vediamo. Io questi giorni streamerò a bestia, può essere pure che adesso chiudo, fra un po' vado online con qualche gioco, quindi sappiatelo. Ciao ragazzi. Buona serata, ciao a tutti. Buonanotte e ci vediamo questi giorni.